Gli stilisti potrebbero fare molto, perché il profilattico alla fine possa diventare un capino d'abbigliamento come un altro. Normale, chiuso, senza niente di male, Un capino d'abbigliamento, che sarà mai? Gli stilisti, i designer, sì, anche loro, potrebbero far qualcosa con le stupidaggini che fanno. Giugiaro già fa ridere come nome, no? Si chiama Giugiaro, è un designer, Giugiaro. So perché si chiama così, si vede che gli mancava la dentiera, dice. Come si chiama lei? Giugiaro! Io gli avrei detto, Giugiaro! Mettiti la dentiera, poi se ne riparla, Giugiaro! Giugiaro, no, non tutti lo sanno, il telefonino che abbiamo adesso in casa noi, quel telefonino da casa nuovo, Sirio si chiama, lunghettino così, non un po' rettangolarino, modernino, è stato fatto da Giugiaro, l'ha progettato lui, Giugiaro. Andate a usarlo, tirate sulla cornetta, pronto il filo, tira, pa! Tutto l'apparecchio ti va in faccia. Giugiaro. Sta fermo! Ci ha messo 5 anni a far sta cazzata, 5 anni. E non ha pensato di mettersi un pesino dentro. Anche la dentiera andava bene. Stava più fermo. Pronto a saltarti in faccia. Allora, facciano cose, no, per dire, fanno queste stupidaggini, facciano cose più utili dal punto di vista anche sociale. Tempo fa si trovava in Italia il maccheroncino Giugiaro, la pasta, esisteva la pasta, maccheroncino Giugiaro a forma di mezzaluna. Io gli avrei detto, Giugiaro, amore santo gioia, scusami, di pazienza tesoro, ho detto maccheroncino, sì, bravo, invece che a mezzaluna così curvo, me lo faresti bello dritto un po' a punta in cima. Ecco, quando è pronto, piccatelo un po'. E poi tu mi dici se ti sembra di grano duro oppure no, Giugi, vedrai che cambiava, era così a così cambiava, gli faceva bene, gli faceva.